Steve Lachance qui al Ballet Studio, hai appena terminato questo stage di danza. Steve, un tuo parere su questa giornata qui e del grado di preparazione degli allievi con cui hai fatto la giornata? La giornata qui è grigio. Poco soleggiata. Sì, poco soleggiata. No, le ragazze sono molto preparate, sono molto carine. A parte quello hanno voglia di lavorare e hanno lavorato tanto, per cui sono rimasto molto contento. Ecco Steve, lei ha iniziato a ballare all'età di 5 anni e ha già 15 anni ha lavorato come professionista nelle scuole americane. Che differenza c'è tra la scuola di danza americana e quella italiana? Ma in America c'è un'altra mentalità di studio, nel senso che lì si studia tutto, non si studia solo un stile o una cosa, lì da canto, recitazione, tutti i stili di danza fra tap, flamenco, quelle che è, si studiano tutto, per cui la mentalità è un pochettino diciamo aperto rispetto a questa italiana. Ecco, in ultimo, so che hai fretta, un consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere il mondo della danza, che consigli dà Steve Lachance? Devono battere la testa al muro tante volte, come tutte le cose belle nella vita, no? Niente viene facile. La ringrazio, un saluto a tutti gli amici di Telediamante. Arrivederci Telediamante. Grazie, ciao. Grazie. Ballet Studio di Belvedere Marittimo, si è svolto uno stage tenuto dalla maestra, coreografa di danza classica, insegnante, la nostra cara, dico cara perché davvero la sua presenza qui è stata molto amichevole e molto disponibile, Alessandra Celentano. Grazie per questa opportunità, per motivi di contratto e di immagine purtroppo non possiamo farti vedere in video, però siamo comunque felici di ascoltare la tua voce. Alessandra, partiamo da questa giornata, com'è stata la tua esperienza qui al Ballet Studio e qual è stato il grado di preparazione degli allievi? Allora, io non è la prima volta che vengo qua, ma è già la terza, forse la quarta volta, quindi ormai si è instaurato anche un discorso di work in progress, no? Quindi questa è la cosa più importante, nel senso che comunque quando tu fai questo lavoro devi avere anche comunque la sensazione non solo di fare un passaggio, ma di lasciare qualcosa e di costruire qualcosa. E questa è la cosa più importante. Quello che io sto vedendo dalla prima volta a oggi è quello che sta succedendo. Quindi è una soddisfazione sicuramente da parte mia, ma soprattutto da parte degli allievi. Parliamo un po' di un suo detto ormai diventato famoso. La danza è di tutti, ma non per tutti. In che senso? Beh, nel senso che la passione per la danza è una cosa che possiamo avere tutti e meno male, perché voglio dire è una cosa così naturale che appunto ognuno di noi può coltivarla, nel senso poi senti una musica ti metti a ballare oppure vai a ballare oppure vai a fare un corso di tango oppure vai a fare un corso anche di danza classica per adulti o comunque lo fai anche se sei giovane perché fa bene non solo al fisico ma anche proprio alla mente, è una questione di cultura, una questione di disciplina e quindi voglio dire va bene, poi da lì a poter realizzare questo come lavoro c'è di mezzo un oceano, quindi bisogna riuscire a attraversare l'oceano per arrivare all'obiettivo. Quindi questo cosa significa? Ci sono tante difficoltà, che ci vogliono tanti requisiti e quindi vuol dire è di tutti perché è giusto che sia di tutti, non è per tutti perché ci vogliono dei requisiti fisici, artistici, mentali, che non tutti hanno, nel senso che magari io sono nata per fare l'avvocato, un altro nato per fare il ballerino, un altro nato per fare l'architetto e via dicendo. Grazie, un saluto a tutti gli amici di Telediamante. Un saluto a tutti gli amici di Telediamante, ciao e in bocca al lupo. Grazie.